amiche di Filo, benvenute nella mia stanza del cucito. Oggi vi propongo il tutorial per realizzare questo fantastico sacchetto portapanettone, portapane e per mille altri utilizzi. Può appendere ed è facilissimo da fare. Quindi se vi piace questa idea, amiche, vi mostro come fare per realizzarlo, passo passo ovviamente. Io ho preparato un tessuto per l'esterno a fantasia e un tessuto per l'interno che è di un cotone molto leggero ed è un colore, diciamo, tinta unita. E poi ho preso un'imbottitura di tipo piatta, rigorosamente di cotone. Potete, in alternativa a questo, utilizzare altri tipi di imbottitura, purché sia abbastanza sottile. In alternativa all'imbottitura potete mettere anche una teletta termoadesiva, come potete vedere in altri tutorial che vi lascio qui al di sotto del video. Ma vediamo le quantità. Allora, ho preparato un rettangolo del tessuto esterno uguale al tessuto interno di 35 x 83 cm e l'imbottitura deve essere un pochino più grande, cioè deve sporgere di 4 cm, di 1 cm, 1,5 cm rispetto a queste misure qui che abbiamo preparato. Per fare la base ho preparato un quadrato di 26 x 26 l'esterno, della stessa misura il tessuto da mettere all'interno ed un'imbottitura che ovviamente è la stessa che ho utilizzato su quest'altro lato. Poi una fascia di 30 cm e 7 di altezza, che può essere lo stesso tessuto oppure un tessuto abbinato, e poi un anello di legno. Le misure sono di 7 centimetri di diametro. In realtà, perché sto usando questa imbottitura? Se usate semplicemente il rinforzo, potete prenderlo anche leggermente più piccolo. Questo, ecco, come vedete, un anello di legno. Vi lascio cosa? Fissiamo il tessuto esterno all'imbottitura, quindi la sistemiamo per bene sul tavolo senza grinze e poi mettiamo il tessuto al di sopra, lo stendiamo per bene, fissiamo con degli spilli. Ne mettiamo tutti quanti per bene sistemato attorno, anche nel mezzo, e poi alla macchina da cucire effettuiamo una cucitura qui lungo il bordo per tenere insieme i due strati. Ovviamente il tessuto, come vedete, è rivolto verso il dritto, è rivolto verso l'esterno. Questa operazione servirà semplicemente per tenere insieme questi due strati. Prima di andare alla macchina da cucire, vi faccio vedere come ho posizionato gli spilli, come vedete, come vi dicevo, tutto attorno. Procedo quindi con la cucitura. Cucitura che ho fatto sul retro, vedete, queste sul davanti. Ho utilizzato il punto dritto più lungo alla macchina da cucire, come vedete, l'ho fatto tutto attorno. Quindi sul retro si vede meglio, l'ho fatto praticamente tutto attorno. Ora tolgo questi spilli. Li elimino tutti quanti e tolgo anche l'eccesso di imbottitura. Il tessuto lo metto sul retro e sposto così, proprio per evitare poi accumuli. Ecco qua, lo ritaglio praticamente in questo modo. Ed ecco qui il risultato, vedete, ho tolto tutto questo eccesso, quindi questo pannello imbottito lo metto un attimino da parte. Preparo ora questo pezzo di 30x7, lo metto così, lo ripiego e faccio combaciare questo lato, posso eventualmente stirare. E poi su questa linea vado a ripiegare i due lati, questo e questo qui. Ok, e quindi ripiego di nuovo e fisso.
Alla macchina da cucire faccio una cucitura ed una seconda cucitura qui con un filo in tinta. È il risultato dopo la cucitura. Ci sono queste due cuciture parallele molto vicine al bordo con il filo in tinta. Ora inserisco all'interno quest'anello e lo vado a posizionare su questo pannello laterale. In particolare, questa sarà la parte alta del nostro cestino perché vedete c'è il disegno in questo modo. E mi metto a circa 8 centimetri dall'alto. Ecco qui, a 8 centimetri segno e vado a posizionare così. Sovrappongo quest'altro lato. Vedete, questo è il lato corto, questo era quello lungo, ma è abbastanza evidente. Posiziono tutto insieme, tolgo questo spillo e vado ad effettuare una cucitura con il punto dritto, ovviamente fissando il punto all'inizio e alla fine. Prima di fare questo, ovviamente sistemo e metto per bene, sistemo per bene con qui la cucitura ed ho ottenuto praticamente un tubo in questa maniera. Prepariamo adesso la base. Con il tessuto per l'esterno, mi raccomando, questo ritagliatelo con precisione. Abbiamo detto 26 centimetri per 26. Richiudo, faccio combaciare questo lato. Al di sotto del video trovate i tutorial per ritagliare i tessuti. Ripiego di nuovo così, mi raccomando, con precisione. E poi vedete, ripiegato in questa maniera. Questa parte chiusa la vado a poggiare così. Fisso. Ed ora con un metro ed una penna cancellabile, ad esempio, prendo questa misura che sarà di 13 centimetri, la prendo anche su questo lato, quindi proprio dalla punta. Fino qui. Mi sposto rimanendo sempre qua al centro e faccio così e faccio così. Vado cioè a tracciare questi piccoli pezzi ed ora partendo proprio da qui, senza spostare i tessuti, ritaglio. Il tessuto era un pochino robusto, ecco qui. Guardate, ho ottenuto la base circolare. Ora questa base la vado a sovrapporre al pezzo di imbottitura e come prima sistemo per bene l'imbottitura, sovrappongo con il rovescio sull'imbottitura stessa. Faccio così, fisso per bene tutto attorno. E poi vado a fare questa cucitura per fermare l'imbottitura con questo pezzo di tessuto. Questo è il risultato e ovviamente come ho fatto prima vado a togliere sia gli spilli che a ritagliare l'imbottitura tutto attorno, ovviamente mettendoli in questo modo in modo tale da togliere l'imbottitura fino alla cucitura. Quindi è pronto. Su questo cerchio vado adesso a marcare i quattro punti, diciamo equidistanti. Quindi ripiego questo cerchio così e individuo questo punto. Anzi, posso anche fare un piccolo taglietto. Poi sovrappongo questo taglietto con questo e qui ovviamente fate attenzione a tagliare veramente pochissimo tessuto, ecco qui, ed ho individuato quattro punti che sono importanti per applicarlo a questo tubo qui. Gli stessi punti li dobbiamo trovare qui, cioè questa è la parte alta, sulla parte bassa vedete qui c'è la cucitura, sul lato opposto faccio questa piccola marca. Poi apro, faccio
faccio coincidere questo con questo e qui tolgo un pochino di tessuto e anche qua. Adesso applico questo facendo coincidere proprio questi quattro punti, quindi taglietto con taglietto. Ovviamente sto mettendo dritto su dritto, come vedete. Taglietto con taglietto. Taglietto con la cucitura che era identica al taglietto in realtà. E poi taglietto con taglietto. Ed ora vado sostanzialmente anche qui su questa parte curva ad appoggiare i due tessuti con una certa cura, vi faccio vedere un tratto e applico queste pinzette. Faccio la stessa cosa anche su questi altri tratti che sono rimasti aperti. Allora, ho sistemato tutte quante le pinzette, vedete? Per bene, ora vado ad effettuare la cucitura. Per effettuare la cucitura sistemo in questo modo il mio cestino sulla macchina e quindi avete la parte, questa è una bella parte piana e qui su questa parte andate con il piedino, ovviamente man mano che arrivate togliete la pinzetta, andate a passare a bordo piedino. Quindi fate la cucitura così lentamente tutto attorno. Per preparare la parte interna devo fare esattamente come ho fatto per l'esterno, cioè prendo la fascia di tessuto, la ripiego dritto su dritto, secondo questo lato più corto, e vado a effettuare una cucitura con il punto dritto su questo lato qui, ovviamente fissando il punto avanti e indietro. E poi preparo la base dal quadratino di 26 centimetri, quindi ripiegandolo e stondandolo come ho fatto prima, richiudendolo così, così di nuovo, e quindi effettuare il taglio anche su questo. Taglio questo, faccio questo e poi questa base andrà applicato a questo cerchio qua. Quindi faccio gli stessi passaggi di l'interno è pronto, quindi ho attaccato la base esattamente come ho fatto per l'altro. Quindi anche il sacchetto interno è pronto. Lo metto sul dritto. E lo posiziono qui all'interno, mando questo dentro. Faccio coincidere la cucitura con la cucitura. E poi vado a sistemare tutto attorno, quindi metto così. Ecco, mi raccomando, sistematelo per bene perché questa parte poi sarà una parte visibile in alto. Vedete, è perfettamente uguale, quindi metto così. E continuo così tutto attorno. Mato tutto per bene, mi raccomando, se c'è qualche piccolo problema, ridistribuitelo lungo tutta la lunghezza in modo che non rimanga il tessuto arricciato. E adesso alla macchina da cucire effettuo una cucitura tutto attorno con il punto dritto senza lasciare alcuna apertura. Allora, per effettuare questa cucitura io sistemo sulla macchina in questo modo e procedo con il piedino così. Man mano che mi muovo, tiro il tessuto, lo muovo così e ovviamente vado a cucire così, in maniera molto semplice. Ora, dalla parte interna di questo sacchetto, su questa parte laterale, vado a scucire con delicatezza. Togliamo qualche punto. Questa apertura per poter risvoltare. Quindi deve passare anche l'anello, se passa, ok, passato l'anello, prendo la parte più bassa così,
passare un po' qua. Ora con un punto nascosto vado a chiudere questa apertura. Sotto al video trovate il tutorial per il punto nascosto. Eccoli, combaciate e fate questo punto ed inserite all'interno. Sistemate così. Nella parte alta si deve sistemare con precisione, ecco, mettere il tessuto in questo modo. Così, sistemarlo così, vedete, e poi farlo ovviamente per tutta la lunghezza, la macchina da cucire, effettuare una cucitura tutto attorno con il punto dritto. Scusate amiche, vi conviene mettere gli spilli all'interno, ok? Non all'esterno come ho fatto io, se poi andate a cucire così, ma metterli all'interno in modo tale da poterli sfilare agevolmente. Io li ho sistemati tutti quanti così, ora vado a cucire. Qui la cucitura in alto, sul dritto e sul rovescio. Cestino è pronto. Bene amiche, avete visto quanto è facile realizzare questo cestino? Se questa idea vi è piaciuta e questo video l'avete trovato interessante, cliccate like, condividetelo e iscrivetevi al canale. Io vi saluto, vi abbraccio, al prossimo tutorial.